Estate, tempo di donazione di sangue, ma non solo, bisogna anche capire e indagare perché determinate categorie, come ad esempio le donne, nel nostro paese donano meno rispetto alle coetanee europee. Per questo è nato un interessante osservatorio che si chiama Globuli Rosa, grazie al Centro Nazionale Sangue, un viaggio attraverso le possibilità e gli ostacoli delle donatrici italiane. Siamo collegati questa mattina con il direttore del Centro Nazionale Sangue, il dottor Vincenzo De Angelis. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, com'è nato e che cos'è l'osservatorio Globuli Rosa? Beh, nasce da una considerazione. La considerazione è che in Italia, dati del 2023, ci dicono che tra i donatori di sangue il sesso femminile rappresenta il 33,7% nella globalità, cioè nella fascia che va dai 18 ai 75 anni, insomma il tempo utile per donare sangue. Questo è un po' in contrasto con quel che accade in altri paesi europei, insomma, ma paesi molto vicini a noi come la Francia, il Portogallo, ma anche la Spagna, paesi anche di tradizione mediterranea, dove in verità il numero delle donne, la percentuale delle donne che donano sangue è sovrapponibile a quella dei maschi. La cosa interessante è che se noi andiamo a guardare nelle fasce d'età molto giovani, quindi tra i 18 e i 30 anni, insomma, la percentuale delle donne in Italia corrisponde grosso modo a quella dei maschi, un 50% circa. Quindi la domanda che viene spontanea è come mai iniziano a donare e poi si perdono per strada. Insomma, ci saranno certamente ragioni di natura familiare, di natura sociale, di natura anche probabilmente di patologia, non lo sappiamo. Ecco, insomma, quindi l'osservatorio nasce esattamente con questo scopo. Lo scopo è quello di capire, di rispondere a questa domanda, insomma, no, come mai partiamo in parità e poi per strada invece il sesso femminile sembra essere meno rappresentato. Ecco. E quindi c'è un modo semplice per farlo, chiederlo alle interessate. Perfetto. E come avete fatto a chiederlo alle interessate? Beh, abbiamo pensato di effettuare una survey tra le donne, quindi Globuli Rosa ha visto il lancio di una survey che sta viaggiando su social network e in meno di una settimana, devo dire la verità, abbiamo già raccolto le voci di circa 4.000 donne, quindi questo dimostra che donne italiane sono anche interessate a risponderci, sono anche molto attive e molto partecipi, probabilmente più degli uomini, insomma, ecco, all'idea della comprensione di questo fenomeno. Qui siamo molto felici di questa iniziale risposta e come dicevo, insomma, ecco, il ritmo con cui stanno crescendo queste risposte è molto elevato. Abbiamo risposte di natura diversa, fanno riferimento agli impegni familiari, alle gravidanze, all'allattamento e altre situazioni per le quali caratteristica, ecco, della possibilità di donare sangue tende a ridursi nel tempo, perdite di ferro, anemizzazioni e varie cose. Ecco, adesso in un secondo momento poi partiremo anche con un'indagine di tipo qualitativo che invece condurremo attraverso un istituto, l'Istituto DOXA, che investirà dei campioni rappresentativi in maniera da avere anche delle indicazioni proprio di carattere statisticamente significativo sulle ragioni della differenza, insomma, e della perdita di donatrici nel corso del tempo. Ecco, quindi in questa, diciamo, chiamiamola in questa prima fase, avete voluto raccogliere le risposte delle donne con più di 30 anni attraverso appunto un questionario. È ancora attivo, nel senso che io se oggi vado sul sito del Centro Nazionale Sangue, nel laboratorio, nell'osservatorio Globuli Rosa, trovo questo questionario che posso compilare, dottor De Angelis? Assolutamente sì, è ancora attivo e anzi proprio perché noi vorremmo, insomma, avere una condizione di base, una conoscenza di base molto importante, molto numerosa. Io invito sicuramente tutte le ascoltatrici in un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, ma anche oltre, se qualcuna è stata donatrice o non lo è stata e ha pensato che non fosse nelle condizioni di poterlo fare, ecco, insomma, ci racconti la sua esperienza, ci racconti perché ha seguito un certo percorso o perché non lo ha seguito, perché più numeroso sarà il campione iniziale, più facile sarà poi fare un'indagine effettivamente scegliendo un target adeguato di persone, di donne, cui chiedere informazioni.
informazioni più specifiche e più significative. Ecco, dottor De Angelis, su questo tema, quello della donazione del sangue, è necessaria una maggiore informazione, una maggiore formazione su questo tema, su questo argomento? Ah, ma non c'è dubbio. Una delle cose che abbiamo sempre capito ogni volta che abbiamo fatto indagini sul perché le persone donano o non donano, uno dei temi che emergeva più chiaramente era sempre rappresentato dalla risposta: non lo so, non ci ho mai pensato, nessuno me l'ha mai raccontato. Ecco, non ci ho mai pensato e nessuno me l'ha mai raccontato, di fatto sono la stessa risposta, cioè non c'è stata da parte di chi avrebbe dovuto farlo una sufficiente sensibilizzazione, una sufficiente informazione e presa di coscienza nei confronti della necessità della donazione del sangue. Ecco, una delle risposte, per esempio, che le donne danno più spesso: no, ma io ho i globuli rossi bassi vuol dire tendenzialmente sono anemica. Ed è la cosa incredibile, perché le donne tendenzialmente con l'emoglobina bassa sono invece delle ideali donatrici di plasma, quindi probabilmente non siamo riusciti noi a far passare questo messaggio: guarda che non si dona solo sangue intero, si può donare anche plasma, e plasma è forse oggi l'oro giallo della nostra donazione, da luogo a farmaci che sono totalmente indispensabili per il funzionamento dei nostri ospedali. Ecco, se noi non facciamo passare il messaggio che chi non può donare sangue intero perché l'emoglobina bassa, però è l'ottimo e anzi è il miglior candidato donatore di plasma, anche qui formazione e informazione, insomma, costituiscono elementi essenziali per la promozione della donazione. Esatto, poi bisogna incontrare dei buoni medici che ti spiegano realmente le cose come stanno, e soprattutto a volte ci sono dei luoghi comuni che pensano, stavo pensando al plasma, alle piastrine, appunto come diceva lei giustamente, chi ha i globuli, chi ha il ferro basso, l'emoglobina bassa è un'ottima donatrice di piastrine. A volte si pensa che la donazione di piastrine sia quella midollare, insomma c'è davvero scarsa informazione, informazioni sbagliate. E a questo proposito, a proposito di informazione, lo scorso 11 giugno il Ministero della Salute, in collaborazione appunto con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni di donatori, quindi AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS, Fratres e Donatori Nati, ha dato il via per il secondo anno a Dona Vita, Dona Sangue. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Ma è una campagna appunto di informazione, una campagna di presa di coscienza nei confronti della collettività, perché quello che noi sappiamo è che siamo bombardati oggi da moltissimi messaggi, tutti i messaggi che arrivano al nostro livello di coscienza e di conoscenza, ma voi sapete che è come con il messaggio di posta elettronica: sciaguratamente l'ultimo cancella il precedente. Sì. E quindi noi dobbiamo fare del nostro meglio perché il messaggio sulla donazione del sangue non solo arrivi alle persone, ma rimanga anche fisso nella coscienza delle persone, in maniera che anche passato il momento della pubblicità o della propaganda poi rimanga questo messaggio. Ogni anno il Ministero della Salute e il Centro Nazionale Sangue, in collaborazione con le associazioni dei donatori, realizzano questa campagna promozionale per la donazione del sangue, ma anche per la donazione del plasma, proprio per ricordare alle persone la necessità. L'anno scorso fu fatto uno spot molto simpatico, quest'anno un altro altrettanto simpatico, vi invito a guardarlo perché effettivamente merita di capire come possiamo arrivare al livello dell'attenzione e della coscienza soprattutto dei più giovani attraverso messaggi semplici ma anche simpatici, insomma, che ci fanno ricordare che dietro la simpatia del messaggio c'è però un grande bisogno, che è quello della cura dei nostri ammalati. Allora, in conclusione, vogliamo che quest'ultimo messaggio però non cancelli i precedenti. Perché è importante donare sangue, dottor De Angelis? Ma è importante donare sangue perché il sangue è una sostanza di origine umana critica per la cura dei nostri ammalati. Noi siamo abituati a considerare che i trapianti degli organi, i trapianti di midollo, la cura delle grandi emergenze, la cura del paziente traumatizzato, gli incidenti stradali avvengano normalmente nei nostri ospedali. Insomma, ecco, ricordiamoci che nessuna di queste cose può avvenire senza l'uso di sangue, senza l'uso di componenti e derivati del sangue. Ma ricordiamoci anche che oggi la nostra popolazione sta invecchiando. In Italia gli ultra 65 anni sono sempre più numerosi, sono sempre più rappresentati nella popolazione. Bene, un
una persona sopra i 65 anni su 4 ha bisogno di una trasfusione. Quindi provate a pensare a qual è il bisogno di sangue e dei suoi componenti e dei suoi derivati all'interno dei nostri ospedali. Sono ospedali che sinceramente potrebbero fare assai poco di quello che fanno se non ci fosse la disponibilità costante, non episodica, costante di sangue e dei suoi prodotti. Per cui è assolutamente vitale che noi ricordiamo questo fenomeno, soprattutto ai più giovani, perché man mano che passano gli anni noi stiamo assistendo ad un'uscita dal novero dei nostri donatori, tutto quel gruppo di persone che 20 o 30 anni fa ci sono entrate con entusiasmo e che adesso purtroppo almeno un 25% di loro entra nel novero di chi invece la trasfusione la necessiterà. Allora ecco, per costoro che hanno dato molto bisogna che qualcuno si ricordi adesso di contribuire a dare. Per questo noi continueremo a parlarne, anche se non abbiamo un pubblico giovanissimo, però cerchiamo appunto di veicolare questi messaggi. Non vogliamo essere banali, ma ricordatevi di fare questo piccolo gesto, andare a donare il sangue magari prima di partire per le vacanze o anche dopo, perché come diciamo spesso la solidarietà non va in vacanza. Grazie di cuore al direttore del Centro Nazionale Sangue, il dottor Vincenzo De Angelis, per essere stato con noi. Grazie per i suoi messaggi, buon lavoro e restiamo a disposizione per qualsiasi altra iniziativa o evento, vogliamo appunto raccontarlo e condividerlo con i nostri telespettatori. Grazie di cuore e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Allora restituisco la linea alla regia, breve pausa e poi di nuovo insieme.